Cominciamo questa assemblea. Io ho il compito di introdurla e di dare anche un po' di modalità di come si svolgerà questa assemblea. Attorno a questo tavolo ci sono il vicepresidente Simone Spataro, l'assessore Virginia Merola, vicepresidente della comunità islamica Paracino, il portavoce Merighi e padre Garutti del centro San Domenico. Quindi noi inizieremo questa assemblea dando la parola all'assessore Virginia Merola, che illustrerà la proposta della giunta rispetto alla costruzione di una nuova moschea in zona CAR San Donato. Dopodiché daremo la parola ai rappresentanti del centro islamico e a padre Garutti, perché intendiamo come quartiere cogliere l'occasione di questa proposta della giunta per aprire un dialogo anche rispetto alle varie religioni che in questo momento sono presenti in Italia. E un dialogo e un confronto credo che sia la cosa migliore per limare, diciamo così, le varie differenze e anche dare una risposta ai tanti quesiti che ci sono rispetto a queste nuove religioni, che non sono nuove perché sono millenarie, ma che per la nostra città sono una novità. Quindi dopodiché daremo la parola ai cittadini che vorranno intervenire. La mia collaboratrice Cristina Ghinato ha dei fogli dove chi vuole può iscriversi, dando 5 minuti ad intervento. Possibilmente mi auguro che siano tutti interventi così come noi vogliamo nelle assemblee che facciamo, dove chiunque si possa esprimere in modo democratico e con un confronto sereno. Questo è un auspicio che faccio, so che la serata sarà tesa, penso però che questo è un quartiere che può permettersi di avere anche delle discussioni importanti, sempre nell'ambito però della correttezza. Vi ringrazio e passo la parola all'assessore Merola. Grazie. Posso attaccare? Ecco, buonasera, mi sentite? Allora, buonasera a tutti. Lo scopo dell'incontro è dare una prima informazione, poi valuteremo insieme quali altre iniziative fare su questa proposta che è in discussione in Consiglio Comunale di realizzare un nuovo edificio di culto nella zona CAP qui vicina. Il senso della proposta è questo: da tempo, lo specificheranno meglio i rappresentanti del Centro Culturale Islamico, come in altre città del nostro paese, da tempo esiste a Bologna un luogo di culto musulmano, attualmente nella Croce del Bianco, come sapete, nel quartiere San Vitale, ed esistono in città 9 sale di preghiera del culto musulmano. Nel precedente mandato, in una situazione di emergenza, l'amministrazione precedente, a mio avviso, ha fatto bene ad assegnare questa sede alla Croce del Bianco, perché c'era una situazione di emergenza da risolvere. Il Centro Culturale Islamico è proprietario di un terreno nel comune di Bologna, che è in viale Felsina, di fianco all'Istituto Manfredi. Siamo già nel quartiere Sarena, vicino a viale Meli, e quindi c'è l'esigenza di avere una sede più dignitosa e più adeguata. Quello che si è concordato, e che la proposta dice, è di fare una permuta di terreni per assegnare al Centro Culturale Islamico questo terreno nel CAP e acquisire come comune il terreno che vi dicevo, viale Felsina, dove la provincia ha l'esigenza di ampliare gli istituti medi superiori, quindi un terreno che è di pubblica utilità acquisire. Quello che attualmente è in discussione in Consiglio Comunale è l'accordo di permuta
è un protocollo d'intesa con il Centro Culturale Islamico, perché alla discussione di merito sulla variante si potrà accedere unicamente se viene approvato l'accordo di perdita. Quindi nel merito specifico della variante urbanistica si entrerà se il Consiglio Comunale approva questo accordo. Quindi da una parte un accordo tra un comune e una comunità religiosa e dall'altra l'idea di un protocollo d'intesa. Questo perché? Per il semplice fatto che da molti anni esistono fedeli musulmani nella nostra città, c'è l'esigenza di fare un nuovo luogo di culto, ma nello stesso tempo c'è l'esigenza di affrontare un nemico comune, che è la paura, motivata, profondamente motivata, dalle notizie che ci giungono dal mondo ed anche da alcune parti del nostro paese, ovvero il tentativo da parte di gruppi di fanatici estremisti di utilizzare la religione musulmana e le attività che vengono fatte dalla religione musulmana per fare politica anche se terroristica, per obiettivi che nulla hanno a che fare con l'insegnamento della religione musulmana. Perché abbiamo chiesto quindi di fare un protocollo? Perché noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini un percorso di conoscenza reciproca, anche se, ripeto, questo centro esiste da più di 10 anni a Bologna, e dare garanzie che non possono avvenire episodi del tipo che dicevo prima. Quindi il protocollo si fonda su 3 questioni principali che vengono affidate nel loro controllo, nella loro operatività, a un comitato paritetico formato da 3 rappresentanti, a nostro avviso, designati dal Consiglio Comunale e da 3 rappresentanti designati dal Centro Culturale Islamico. Questo comitato deve controllare l'origine dei fondi, dei soldi che verranno raccolti dalla comunità islamica per costruire la nuova moschea. Come sapete, qui c'è un tema, indipendentemente dalla volontà anche del Centro Culturale Islamico Bolognese, c'è un tema di controllo dell'origine di questi fondi. E quindi un controllo di questo tipo. L'altro aspetto è quello delle attività che si fanno nel centro, non di culto, perché, come credo sia evidente a tutti noi, sulle attività di culto non si può esercitare alcun controllo, perché la religione è libera, ogni tipo di fede è libera nel nostro paese, ma le attività ad essa collegate, e quindi il modo in cui si insegna e si fa a scuola rispetto ai valori nei quali tutti ci riconosciamo, di qualsiasi fede si sia, cioè i diritti dell'infanzia e i diritti delle donne. Nello stesso tempo aprire un dialogo, aprire delle relazioni, degli appuntamenti, delle attività che facciano da ponte per conoscersi, per sapere quando siamo preoccupati chi abbiamo di fronte, cominciare a conoscere chi abbiamo di fronte. Quindi, come vedete, non stiamo parlando di una variante urbanistica, stiamo parlando del nostro futuro come comunità, cioè ci stiamo interrogando su come affrontare problemi che da tempo esistono e che dobbiamo sapere guardare, riconoscere, chiamare con loro nome e affrontarli. Da una parte abbiamo il nostro ordinamento, i nostri valori, che sono quelli della libertà di culto e sono quelli del diritto alla sicurezza di tutti i cittadini. Dall'altra abbiamo una comunità, come tante a Bologna si sono rivolte al comune, ma in tutti gli enti locali, che chiede di esercitare il proprio culto e di farlo in un luogo che vuole costruire, raccogliendolo, edificandolo con propri fondi. Questo stiamo parlando ed è questo che dobbiamo affrontare insieme.
perché qui noi sappiamo che la seconda fede religiosa già presente nella nostra città è fatta da persone di fede musulmana. Sappiamo che la stragrande maggioranza, perché li viviamo insieme ogni giorno, di questi lavoratori che contribuiscono alla nostra economia e al nostro futuro sono di fede musulmana. Sappiamo che c'è chi preferisce negare tutto questo, quindi anche l'evidenza, negare il fatto che la nostra società vive anche grazie al fatto che ci sono dei fenomeni di immigrazione. Del resto credo che anche Bologna dimostri questo, perché molti degli attuali cittadini bolognesi non sono bolognesi, però voglio dire, molto difficile governare insieme, la discussione è aperta in Consiglio Comunale, è aperta anche qui questa sera. Quello che noi diciamo è che se si vuole affrontare questo argomento e conoscersi e sapere di cosa stiamo parlando, abbiamo una possibilità di farlo. Se ci si vuole nascondere dietro la paura e farsi strumentalizzare da idee che non c'entrano niente con questo problema, ognuno di noi è libero di fare quello che vuole. Io vi dico solo una cosa: si è liberi se si è responsabili delle proprie azioni. Per essere liberi bisogna avere dei diritti e dei doveri, e questo a Bologna lo sappiamo perfettamente. Ricordiamoci di questo: abbiamo di fronte una richiesta e abbiamo di fronte una paura, ok? Perché il discorso sull'italiano o meno rispetto al mondo com'è cambiato è un discorso patetico, perché noi siamo pieni di gente che fra una decina d'anni saranno italiani, ma sono nati da genitori non italiani. A questi cosa volete negare? Cosa volete negare a questi bambini che diventeranno italiani? A che idea di città pensate? A costruire dei ghetti? A costruire delle barriere? Questo è il problema che anche stasera, mi permetto di dire, si comincia a discutere qui dentro, e non è una variante urbanistica, perché la variante urbanistica si può discutere del luogo, si può discutere delle modalità, si può discutere del come fare le cose, ma la prima discussione che noi dobbiamo chiarirci, e qui dentro abbiamo, sappiamo tutti che abbiamo una Costituzione, delle leggi, una rappresentante eletta dai cittadini, la prima discussione che dobbiamo fare fra noi è se è un discorso serio porre il ragionamento sul se si deve fare, perché la legge italiana questo non lo permette, che si discuta del se. Noi dobbiamo discutere del come, ovvero come fare in modo che le paure, le preoccupazioni siano messe sotto controllo e sconfitte. Se questo non avviene, si ha ragione a dire che non si deve fare la moschea, perché non si sta più parlando di libertà, di culto o di fede, ma si sta parlando di sicurezza dei cittadini. Affrontiamolo, vediamo se abbiamo insieme gli strumenti per affrontarlo e per costruire un percorso per il futuro di questa città. E poi finisco con una domanda: a quelli che sostengono che non si deve fare, chiedo di spiegarmi, e sono disponibile ad ascoltarli fino in fondo, perché io sono qui anche per ascoltare, che città pensano costruiranno per il futuro e che messaggio daranno a quei tanti di religione islamica non fanatici, onesti lavoratori di religione islamica che sono qui. Che messaggio pensate di dare? Grazie. Grazie.
adesso do la parola ai rappresentanti della comunità islamica, vi prego di mantenere un comportamento democratico e di avere la pazienza, dopodiché tutti potrete parlare, chi lo ritiene necessario. Vi prego, è un'assemblea, ognuno potrà dire la sua, bisogna rispettare anche le idee degli altri. Faremo parlare tutti, però bisogna rispettare le idee degli altri, in democrazia. Buonasera a tutti. Io vorrei dire solo due parole, sinceramente, e cercare di rasbrire la seduta, invitandovi tutti a frequentare il nostro centro, a venirci a visitare, come l'hanno fatto tutti, le politiche, cioè i cittadini, alle scolarette e tutte le persone che ci hanno conosciuto. Dicevo, invito tutti quanti voi a venirci a trovare al nostro centro di cultura, a parlare con i vicini, dalla vecchia sede di via Massarenti alla nuova sede di via Pallavicini. Oltre al problema del parcheggio, come tutti sapete, oltre a questo non abbiamo fatto, abbiamo cercato di eliminare gli spacciatori con le forze dell'ordine, abbiamo cercato di risolvere i problemi, molti figli vostri che sono musulmani vengono nel nostro centro a chiedere un domani che sposa mia figlia, come mi devo comportare, chiedere dei consigli, è un servizio in qualche modo che il centro cristiano ha dato. È chiaro che il diverso fa sempre paura, quindi conosciamoci, le porte sono sempre aperte. Il venerdì viene fatto questo sermone, tradotto anche in italiano, come ci è venuto a visitare la Basilica Noè, che aveva dei pregiudizi, dei concetti, delle idee completamente sbagliate, ha voluto ricredersi. Quindi non vedo il motivo di giudicare a priori senza sapere, senza conoscerci. La cosa più bella è che i nostri figli, come noi cercheremo, cerchiamo in tutti i modi di conoscerci, venirci incontro, collaborare, fare iniziative assieme, questi incontri interreligiosi da 8 anni che vanno avanti e andranno se Dio vorrà. La stessa cosa dobbiamo vedere per i nostri figli, cerchiamo tutti assieme di mettere una base solida, se no veramente che futuro avranno? E la responsabilità sarà nostra. Che i nostri figli dei musulmani, i figli dei cattolici, degli ebrei vanno al catechismo, vanno in sinagoga, vanno alla moschea, quando il lunedì tornano a scuola devono confrontarsi sui 10 comandamenti che hanno imparato, ognuno deve cercare di correggere l'altro, non certo a fare discriminazioni, io non ti saluto perché tua madre porta le giacche, perché è un arabo, perché sei musulmano. La dobbiamo togliere noi dalla loro testa di questi bambini, dobbiamo veramente dare un futuro, speriamo, di pace e gioioso. Non rubo più tempo, lascio il tempo alle domande, che ce ne saranno tanti. Siete voi che gli insegnate che i nostri bambini occidentali devono essere picchiati e vanno a possiamo
forza, veramente, di aggiungere due cose. Noi questa sera abbiamo chiesto di incontrare la cittadinanza e devo dire, a questo tavolo siamo tutti italiani, nati in Italia. Mi chiamo Andrea Merigi, cittadino bolognese, mio padre era un fisarmonicista abbastanza famoso in questa città. Mi dispiace non essere straniero, perché forse avrei avuto parole qualche argomento in più da dare, ma la discriminante non credo in questo o in altro progetto sia la cittadinanza di provenienza, perché le patrie galere sono piene di nordafricani e sono piene di italiani. Il discrimine è la legalità, il rispetto della legge, l'educazione, il rispetto degli altri. Ora, a me non risulta che i nostri bambini, infatti i miei figli sono italiani, vadano in giro ad ammazzare i bambini degli... Io non ho mai sentito queste cose, non è questa la realtà di questa città o altrove. Quindi cerchiamo di mantenere un clima di buonsenso, di non ascoltare troppo ciò che si legge a volte sui giornali o informazioni di scuola. Noi siamo qui per chiarire, per spiegare, cercare di spiegare quello che siamo. Ci sono dei problemi in questa città, ci sono dei problemi nella comunità islamica, evidente, una comunità giovane venuta da pochi in Italia, di estrazione sociale abbastanza bassa, perché negli anni 60-70 venivano quelli che poi sono diventati medici in Italia, venivano dal Medio Oriente, dalla Siria, dall'Egitto, dalla Giordania, gente della borghesia di quei paesi. Dalla famigerata legge Martelli in poi è venuta la gente di livello molto più basso, ma è un problema di incontro di ignoranza, perché l'ignoranza di molti dei nostri fratelli si sconta spesso con l'intolleranza di molti italiani e da entrambe le parti, perché ci sono pregiudizi italiani verso gli stranieri, verso i rumeni che non sono musulmani, verso i rom che non sono musulmani, ci sono pregiudizi di musulmani di aree nei confronti degli italiani, ci sono, ma bisogna lavorare su questo, perché il problema urbanistico si risolve in qualche modo con le leggi. Il problema della cultura, dell'incontro tra persone diverse, e noi siamo un popolo di gente che è andata fuori a lavorare, a insegnare agli altri a lavorare, non dimentichiamo, noi no, io no, la mia generazione no, ma quella di mio padre sì, mio nonno sì. C'è gente che viene da Castiglione, che è morta di silicosi, è andata a lavorare nelle... Non dimentichiamoci la nostra storia, non pensiamo di essere vergini, nessuno è vergine in questo mondo. Dopodiché... Cristiano, in terzo luogo domenicano, in quarto luogo
domenicano a Gerusalemme per 12 anni, professore all'Ecole Biblique, priore della comunità domenicana di Gerusalemme. Dico questo perché a Gerusalemme i luoghi santi si sprecano, ce ne sono fin troppi, ma insomma ci sono 13 confessioni cristiane, due grandi tradizioni ebraiche più quella riformata e le varie tradizioni musulmane. È una situazione di, come tutti sapete, di conflitto di tipo etnico, di tipo culturale, di tipo militare, di tipo politico, ma nessuno ha mai messo in discussione che non ci devono essere luoghi di culto per ciascuna di queste confessioni. Non solo, nessuno ha mai messo in discussione il fatto che non ci si esprime solo col culto, ci si esprime anche con la propria cultura, che non è il culto, non è la preghiera, con le proprie normative, con la propria identità, con le proprie attività sportive, con le proprie attività culturali, con la propria arte, con la propria musica, con la propria capacità di essere esseri umani. Io a Gerusalemme mi sono sempre definito, è stato anche scritto in una parte di una minoranza all'interno di una minoranza, felicissimo di esserlo, perché almeno mi sono tolto dalla testa certe idee tipicamente italiane di una società che deve avere una sola identità. Bene, cosa vi devo raccontare? Io non abito in questo quartiere, non abito neanche a Bologna, in realtà abito a Roma. Vi posso raccontare una storia vecchia che parla di integralismo musulmano, posso parlare. Quando i domenicani a Gerusalemme vollero riedificare la chiesa di Santo Stefano, che era una chiesa bizantina distrutta dall'invasione persiana di Cosro e all'inizio del VII secolo, i domenicani comperarono il podere e decisero di rifare la chiesa. Siamo nel 1890, circa poco prima, sotto il dominio della Sublime Porta, cioè dell'impero ottomano, del sultano di Istanbul. E i domenicani ottengono il permesso di riedificare questa chiesa, però c'era una vecchia legge che diceva che se una chiesa distava tot passi da una moschea non si poteva fare la chiesa. Poi immediatamente alcuni del quartiere di quella che poi si sarà chiamata Nablus Road, che era la via di Damasco, cosa fanno? Il quartiere si chiamava anche Mossavala, decisero di fare una moschea. Nel giro di una notte fecero una moschea, questa era no. Musulmani fanatici, in modo che i domenicani non potessero rifare la loro chiesa, però c'era un'amministrazione musulmana intelligente. Può succedere anche nelle città cristiane che siano dei cristiani fanatici dell'amministrazione intelligente. E cosa dissero questi? Dissero: vabbè, sentite, i passi si contano dalla porta, voi mettete la porta dietro la proprietà e risolviamo il problema. E adesso c'è la moschea, ottimi rapporti, e la chiesa domenicana, oltre che i sirocattolici, sono anche le suore francescane che sono le più pericoloso della storia. Questa situazione è la situazione che non solo si vive a Gerusalemme, perché Gerusalemme è una città santa, è la situazione che si vive oramai nei due terzi del mondo. Voglio dire, il cosiddetto mondo globalizzato fa sì che si spostino persone con la loro cultura e con le loro cose, e che le nostre città, soprattutto le città, si trasformino sempre di più in situazioni multiculturali. Ma siete mai andate a fare un giro, non dico a Londra, che Londra è grossa, ma in una qualunque città d'Inghilterra, prendete un autobus, passate 5 quartieri con 5 identità diverse, senza drammi per nessuno, è la realtà che ci aspetta. Mi lasciate parlare. L'ho già detto, chiedo scusa, ma potreste portarmi a dire quello che dico in classe in queste occasioni, non lo dico solo. Voglio concludere solo con questo. Adesso parlo da prete cristiano che ha vissuto a Gerusalemme, ma non solo, che ha anche una sua identità, una sua cosa. In quanto cristiano, cattolico, apostolico romano, domenicano, tra l'altro, io sono convinto del messaggio che porta la Chiesa Cattolica, che ha avuto recentemente una grande figura, che è la figura di Giovanni Paolo II,
che poi sono il Papa che non piaceva a tutti, come diceva qualcuno, questi papi polacchi che vengono a rubare il lavoro ai papi italiani. Questo Papa ha parlato di libertà religiosa. Libertà religiosa che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona che ha una religione, proprio perché chiede rispetto per la sua, e chi è cattolico oggi in Italia si rende conto di quanto c'è bisogno anche per noi cattolici di chiedere rispetto della nostra religione. E ora definirla con certe forme di calunnia istituzionalizzata non da parte di altre religioni, ma di un cosiddetto mondo laico. La Chiesa Cattolica paga l'ICI quando si tratta di attività profit, quando si tratta di attività no profit non la paga, esattamente come qualunque altra associazione no profit. Però la stampa dice che la Chiesa Cattolica non paga l'ICI, e allora queste sono forme di antireligiosità presenti anche in Italia. E proprio perché io non sono d'accordo che ci sia questo modo di trattare, non sono d'accordo che ci sia qualcuno che mi guarda male perché sono prete, perché pensa che sono pedofilo, quando non lo sono. A quel punto lì, per lo stesso motivo, terrei a che chi ha un'altra religione, chi ha un'altra cultura, non è solo una questione di religione, è solo una questione di preghiera, è anche una questione di musica, di canto, di cose, di arte, di espressione umana, legittima, abbia la possibilità di farlo. E lo chiedo io per me, e mentre lo chiedo io per me, lo chiedo per gli altri, esattamente come quando uno fa sciopero per avere una situazione migliore, automaticamente la chiede anche per quelli che lavorano come lui o con lui o comunque in situazioni analoghe. Cosa deve fare la società civile, il comune, lo Stato, eccetera? Deve creare, e sarà difficile ragazzi, in Italia sarà difficile perché non abbiamo questa testa, ma da parte credo di cattolici intelligenti tutta l'aiuto sarà dato, creare un quadro all'interno del quale, è stato citato dall'assessore, all'interno del quale nella legittimità di qualunque religione si possono dare delle norme e degli accordi in base alle quali si rispetti la società nella sua laicità. Non credo di stupire nessuno dicendovi due cose velocissime. In Italia i vescovi e i parroci ricevono l'approvazione della prefettura. Ci vuole la firmina del governo per fare un vescovo e della prefettura per fare un parroco. Perché? Perché potrebbero fare attività sovversive, probabilmente. Queste leggi sono state fatte quando i preti magari le facevano pure. Voglio dire. E l'altra cosa per cui mi stupisco, e chiudo su questo, il mondo è grande e ci sono tante tradizioni. Allora torno a Gerusalemme, dove come priore ho dovuto rifare la biblioteca del convento. Bella biblioteca biblica, stupenda, con libri in ebraico, in inglese, in francese, in tedesco, in tutte le cose, in arabo. Grazie a una legge della Sublime Porta, accordi di Mitilene e Costantinopoli presi nel 1905-1913, legge, accordi eredi fra lo Stato francese e la Sublime Porta di Costantinopoli, accordi ereditati poi dal mandato britannico, accordi ereditati poi dallo Stato Giordano, accordi più o meno accettati ma comunque rispettati per il momento anche dallo Stato israeliano. Io ho importato gratis, cioè senza tasse di importazione, le mattonelle da Fiorano, perché era un'istituzione religiosa di una minoranza all'interno di una minoranza. È cascato il mondo? No, fa parte del rispetto per questa realtà. Grazie veramente. Allora, adesso io ho già una decina, forse di più, di richieste di intervento, quindi e continuano ad arrivare, quindi vi prego di rimanere nei tempi. Bisogna iscriversi con il nome perché non vi conosco tutti e quindi mi agevolate il lavoro. Io vi chiedo di rimanere all'interno dei 5 minuti per dare la possibilità di poter parlare. Tommasini, consigliere comunale. Grazie, buonasera a tutti. Io volevo portare un contributo che deriva dall'esperienza di lunghi dibattiti fatti nelle sedi consiliari e anche nelle commissioni. E la prima cosa che mi sta a cuore
e dire che qui oggi a Bologna non si parla di razzismo o comunque di una volontà generica di vietare un qualche cosa a priori. Io ho ascoltato con attenzione le parole del padre Domenicano, le ho anche apprezzate, però mi creda, qui purtroppo siamo a Bologna e non siamo a Gerusalemme, e qui di sublimi porte non ce ne sono. Esiste la porta di Palazzo da Curzio, che è una porta che purtroppo non sta regalando alla cittadinanza il contributo che la cittadinanza meriterebbe. Vengono fatte delle scelte, come si direbbe in altre sedi, in audita altera parte, senza che sia data la possibilità ai cittadini bolognesi di capire quello che sta accadendo. Anzi, via di più, tutte le volte che abbiamo cercato di interloquire, partendo dall'assessore Merola, abbiamo ottenuto risposte piccate, a volte insolenze. Sono stato definito io personalmente da questo assessore un miserabile, perché insieme ad altri cittadini ho cercato di capire che cosa si stava facendo in questa città, quali erano le scelte che si facevano nell'interesse di tutti. Ora, da un punto di vista amministrativo, perché è quello, credetemi, che mi interessa, perché non ho mai creduto una volta che i bolognesi vogliano vietare l'esercizio di un culto, perché è radicata la cultura all'interno della nostra città, è radicato il rispetto delle regole, è radicata la conoscenza della Carta Costituzionale. Sappiamo tutti come sono l'articolo 7. E sappiamo tutti cosa dice l'articolo 8. Non abbiamo bisogno che vengano qui assessori e presidenti di quartiere a insegnarcelo. Quello che noi vogliamo è trasparenza nelle decisioni amministrative. Perché assessore Merola, amici e amici della comunità islamica, noi vogliamo capire il motivo per il quale nel nostro ordinamento esistano leggi che non vengono applicate. Non saranno certo quelle della sublime porta, senz'altro non abbiamo amministratori arguti come quelli di cui prima ci è stato fatto esempio, ma non riusciamo a capire il motivo per il quale, caro assessore, il comune di Bologna abbatta della metà la sua moneta per rendere possibile un'opera. Questo è un qualche cosa che sta scritto nelle carte. Che sta scritto nelle carte ed è stato sottoscritto da docenti universitari che nell'estimo delle valutazioni dei beni ne fanno una ragione di vita e di professione. E quindi sono queste le scelte che purtroppo seminano astio, ma non astio nei confronti della comunità musulmana, questo io lo voglio chiarire, perché io conosco le persone che si occupano. Genera una insofferenza nei confronti di chi queste regole non le sa applicare o che le stravolge per interessi che noi non riusciamo a comprendere, ma che forse possiamo soltanto sospettare. Io vorrei sapere se questo dalla comunità musulmana, se questo sia il vero modo di partire, di cominciare un rapporto, visto che vi avvicinate alla città di Bologna, visto che dite di essere nuovi, è stato detto anche dal presidente Malagoli, visto che non avete una tradizione secolare come può avere il cristianesimo, allora io vi chiedo, è questo il modo per iniziare un rapporto con una città? Vi ricordo anche che voi oggi vi apprestate a permutare col comune di Bologna un terreno che è costato un'inezia, sarà stata una fortuna, perché il mercato a volte offre anche fortune. Però io vi chiedo, perché anche voi conoscete questi atti, come pensate possa accettare la comunità bolognese una permuta che, partendo da 180 milioni di lire, porti all'acquisizione di un bene che ha un valore milionario, perché, come è stato scritto da docenti universitari, il terreno di 52 mila metri, qui di dietro, che voi vi apprestate ad acquisire grazie a questo atto che io non condivido, vale milioni di euro. E questo, come dicevo prima, ottenuto attraverso l'applicazione di una normativa che non ha ragione di essere, che non ha ragione di esistere. Caro assessore, questi sono i punti su
sui quali noi oggi vogliamo parlare, perché le prediche su presunti razzismi o su capacità o meno di accogliere, su paure più o meno ataviche o finite, non ci interessano. Ci interessano gli atti amministrativi, ci interessa che voi ci diciate una volta per tutte se le leggi sono uguali per tutte, perché vi garantisco che da domani mattina, se fosse possibile realizzare complessi che hanno tutto a che vedere, tranne che col culto, perché mi perdonerete, ma 6.000 metri quadrati, di cui soltanto il 20% verranno dedicati a un luogo di preghiera, non può definirsi un luogo di culto. Allora io vi apprezzerò a creare una confessione parareligiosa con tanto di partita IVA, confidando nello stesso trattamento. Grazie. Giovanni Fontana. Giovanni Fontana, prego, si accomodi. Vogliamo per cortesia, solito è la Presidenza che chiama gli interventi, non c'è scritto 1, 2, vai, lo abbiamo messo in fila e li chiama man mano, insomma. Allora, poco fa è stato detto che uno degli articoli della Costituzione, in effetti l'articolo 8, parla che tutte le confessioni religiose sono ugualmente liberi davanti alla legge, però non è stato detto il tutto, perché cosa dice il paragrafo che viene dopo? Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Vediamo un pochettino come stanno le cose. È stato distribuito da alcuni amici poco fa dei volantini, tra le quali questa qui, che c'è scritto cosa si cela dietro la moschea. Ovviamente io tralascio, perché vi invito a leggere queste cose, perché sono state tutti articoli che sono stati presi dai giornali vari, Avvenire, Civiltà Cattolica, per parlare di cose nostre, Carlino, Libero, Corriere della Sera, eccetera, eccetera. Ecco, diceva per esempio in un articolo che per quanto riguarda la sigla dietro cui si scena Lutori, il Centro di Cultura Islamico, il direttore Nabil Bayomi, che dall'interno della moschea disse: in Israele non esistono civili e nemmeno i bambini sono innocenti. I kamikaze non sono tutti da scomunicare. Bin Laden dice cose condivisibili. Per quanto riguarda la dissimulazione che Lukoil mette in atto, per loro è legittima la dissimulazione. Per noi sappiamo benissimo che è una bugia, è una falsità. Si legge ancora che nella moschea di Via Cottolenga a Torino, è stato filmato mentre predicava che di non integrarsi con gli occidentali, state lontani dagli ebrei e cristiani, tenete sottomesse le donne. Per quanto riguarda da un'altra moschea, a Milano e Varese, un imam diceva che la democrazia in Italia per lui è il mezzo per arrivare a imporre la Sharia, la legge islamica. In via Ventura a Milano si insegna ai bambini la canzone del piccolo kamikaze, tralascio alcune cose, però ne dico soltanto due. Dice questa canzoncina: o musulmani, siate pronti e preparati alla splendida vittoria cui presto sarete coronati. Questa religione sarà fatta trionfare nonostante le ferite e i dolori che dobbiamo sopportare. Questo è l'aspetto. Questo è quello che si dice in Italia, in Italia. Vediamo un pochettino in Europa cosa si dice. In Europa, dei cronisti inglesi addirittura hanno registrato degli imam che dicevano: un'armata di musulmani si solleverà, smantelleranno la democrazia inglese. Allah
ha creato la donna deficiente anche se laureata. Il suo intelletto è incompleto. Gli omosessuali dovrebbero essere gettati giù dalla luce. È la cosa continua. Poi in un altro canale pubblico, smettere in evidenza che alcuni moderati, cosiddetti moderati, dicevano che i musulmani devono vivere come in uno stato dentro lo stato fino a quando non saranno forti abbastanza per prendere il potere. In Egitto, questo quello di lo riporta Civiltà Cattolica, del Corriere della Sera, in Egitto con le sue 90.000 moschee e l'Arabia Saudita con le sue 45 moschee, il venerdì le moschee sono controllate e vigilate dalla polizia perché, dicono loro, perché il venerdì è dalle moschee che partono le sommosse, le rivoluzioni, eccetera, eccetera. Allora dico io, loro non si fidano di loro stessi e ci dobbiamo fidare noi di loro? Ai missionari quando non avete quali diamo noi e non prendete dalla commessa. Allora, per quanto riguarda i missionari, per rispondere al nostro reverendo qui presente, che i missionari, questo qui lo dichiarano i missionari che girano nel mondo, perché le cose si vedono, allora dicono i missionari, dicono che anche nei paesi anche a maggioranza islamica, anche quelli che si dichiarano liberali e laici, i cristiani e gli appartenenti ad altre religioni non sono liberi e vengono considerati cittadini di seconda categoria. Termino dicendo questo. Ha finito le mie... No, 10 secondi. Io dico a tutti. Io dico l'ultimissima cosa, vado via. Io dico semplicemente questo. Hanno intenzione di costruire un centro islamico 52.000 metri quadri. Ebbene, diano la possibilità a noi bolognesi di decidere con un referendum se la vogliamo oppure no. Mi raccomando, i tempi sono 5 minuti, chiunque parli. Non qualcuno di più, anche in questa sala, ospiti della fattoria, and egiziana cucitrice ha tenuto un corso di cucito e si faranno altre iniziative con le donne arabe del centro Zonarelli. Mi dispiace questa sera, io personalmente non ho molto tempo, sono molto contenta invece dei toni del dibattito e del clima che c'è in sala. Non so chi l'abbia organizzato questa serata, perché sono stata trascinata dalla mia amica a partecipare, però credo che sia una bellissima occasione di incontro e di queste occasioni ce ne dovrebbero essere moltissime, perché io credo che abbiamo bisogno uno di conoscenza reciproca e poi di affilare gli strumenti dell'analisi per poter fare degli interventi oculati. Voglio dire, voi siete preoccupati
dal fatto che abitando in questa zona verranno sempre più molti musulmani. E avete ragione, secondo me abbiamo ragione. Vicino a casa mia abito in via Sacco. I padroni di casa, per poter di un appartamento, per poter speculare di più, ha affittato l'appartamento a 10 rumeni, non so, ce ne sono 40, ne vengono moltissimi. A me è sparita una borsa di poco valore dalla macchina, ho pensato subito che potevano essere loro, e devo dire che la cosa non è che mi fa stare tranquilla, non ci piace questo fatto che ci siano queste persone, queste donne, con gli abiti lunghi, i bambini, tutti mocciosi che piangono, che girano per la strada. Ci prendono per fessi
il che riferito all'amministrazione comunale bolognese non sarebbe improbabile, oppure il rappresentante... Oppure i rappresentanti islamici vorrebbero farci credere di aver gettato il Corano alle ortiche. Verifichiamo. Il documento si appella alla Costituzione italiana, si presume, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 1948, alla Dichiarazione Internazionale 25 novembre 1981, alla Convenzione del 4 novembre 1950, alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 20 novembre 1959. E tutte queste, che ce ne sono ancora, tutti i precetti che hanno come denominatore comune la cultura democratica occidentale, oggetto di attenzioni non troppo amichevoli da parte della cultura islamica. Si contesta pertanto che la cultura teocratica islamica, che si basa sul testo del Corano, non assolve ai criteri di tutte queste convenzioni citate. Basta osservare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 66 e confrontarla con il Corano, dove apertamente discrimina razzisticamente le religioni ebraica e cristiana, definendole idolatre e miscredenti, i cui seguaci sono per questo costantemente minacciati e degni di essere uccisi nella presunzione di un'ordinanza divina. Alla luce dell'evoluzione democratica di tutta l'Europa in questi ultimi 20 anni, si afferma con più forza negli articoli 21 e 22 della Carta di Nizza sul divieto di qualsiasi forma di discriminazione sessuale, la totale uguaglianza fra uomo e donna, cosa questa non ammessa dall'Islam. In effetti la libertà di scelta delle donne è nel Corano del tutto assente. Nel bene e nel male tutto dipende dall'uomo, è l'uomo che decide della vita della donna. La Costituzione europea del 29-10-2004, oltre a ribadire tutti quei concetti di libertà e di uguaglianza, pone la libertà di coscienza. Per un occidentale il concetto di libertà di coscienza può generare situazioni ambigue e tragiche in relazione al tipo di educazione impartita. Per un occidentale di qualsiasi estrazione politica e democratica, educato ai concetti della cultura giudaico-cristiana, la libertà di coscienza esercitata nella tolleranza e nel rispetto dell'espressione del pensiero in ogni circostanza. Per un islamico con la coscienza educata fin dalla più tenera età ai concetti del Corano, la libertà di coscienza si svolge entro l'ambito di questa educazione, dove si insegna che solo l'Islam è la religione di Dio e i credenti delle altre religioni e gli atei sono gli infedeli che in coscienza si possono e si devono uccidere. Come negatori mi appello a... Allora, o si fanno delle riunioni, per... visto che sono stato interrotto, o si fanno delle riunioni, dove? Dove si va fino in fondo alle questioni, perché altrimenti si rimane sempre con dei dubbi. Negatori di Allah, di cui vediamo e abbiamo visto gli effetti. La condanna a morte di Rushdie, colpevole di aver scritto il libro Versetti satanici in riferimento al Corano, decretata da Khomeini non da un islamico qualsiasi ma da un dottore della dottrina islamica. L'assassinio di un regista da parte di un islamico che si era sentita la coscienza offesa dal regista olandese per essersi permesso di fare un film sulla condizione delle donne islamiche, che non è stato mai programmato nel cinema, per opposizione degli islamici. L'esecuzione di Ina, di cui gli imputati non si sono, non si sono
sono pentiti, convinti in coscienza di aver aderito alle indicazioni del Corano. Il pestaggio di un'islamica recatasi al processo di Ina, le minacce di morte a Magdi Allam e sostanzialmente di ogni loro apostata, di coloro cioè che decidono di abbandonare la religione islamica per un'altra religione diventando atei. Ora, io sono costretto a non andare oltre. C'è una incompatibile, voglio dire, che la cultura perché non rispetta gli altri che hanno parlato. Se sono 5 minuti, sono 5 minuti per tutti. Per tutti, va bene. Per tutti, anche per lei. Non hanno niente da dire. Anche per lei. Allora, una cultura ideologica democratica occidentale è in contrasto netto, è incompatibile con la cultura teocratica islamica. Bene, potremmo chiudere qui, tanto in 5 minuti non si riesce a dire niente ed eventualmente tutti quelli dopo non hanno niente da dire, a parte lei. Daniele Caralla che ci ha chiesto di anticipare il suo intervento perché deve andare a lavorare, io credo che lo si possa concedere. 5 minuti tu li rispetterai. Certo, sono orologio qui così non me lo fregno. Allora, mi chiamo Daniele Caralla, non ho paura di nessuno, non ho posizioni preconcette, né di qua né di là, vi chiedo di non averle nei confronti di chi non è d'accordo, perché questa è l'impressione, perché quando si sentono le solite lezioncine devo dire che è un po' irritante. Qui a nessuno occorre insegnare cos'è la democrazia, cos'è la partecipazione, eccetera eccetera, lo sappiamo tutti. Qui c'è un tema ben preciso su cui la gente ha dei giustificati dubbi, chiede risposte e le risposte non arrivano. Questo è il tema. Libertà di culto a Bologna in questo momento sono in funzione tra le 6 e le 9, tra i 6 e i 9 contenitori in cui viene esercitato il culto islamico, tra cui quello più grande è quello di via Pallavicino. Quindi libertà di culto finalmente è in dubbio. Qui stiamo parlando di una struttura che sarà di 6.000 metri quadri, di cui solo 1.000 metri quadri saranno dedicati al culto, gli altri 5.000 saranno dedicati a tutta un'altra serie di attività. Quindi stiamo parlando non di una moschea, ma stiamo parlando di una vera e propria cittadella islamica. E siccome la storia mi rende diffidente, cito solo una: al mondo islamico il nome del rispetto è permesso di macellare la carne contro la nostra legge, in l'ero della nostra legge nazionale. Questo dico. E siccome fidarsi bene ma non fidarsi è meglio, io dico che in quella cittadella islamica non ho garanzie di ciò che avviene nel rispetto delle norme, sia generali sia nei rapporti interpersonali. Perché quando io ebbi maniera di vedere il progetto non approvato dalla giunta sul centro islamico in Viale Ieni, era previsto, progetto alla mano, che per esempio lo spazio acqua, doveva essere fatta una piscina, fosse utilizzato in orari e differentemente tra uomini e donne, per esempio. Continuo, quindi luogo di culto non c'entra niente. Ma la cosa bella è che il centro di cultura islamica non c'entra niente in questa partita. Il soggetto con cui noi stiamo parlando si chiama Ente per la gestione dei beni islamici in Italia, a sede a Segrate, sarà un proprietario privato, lo darà in gestione a chi gli pare. Oggi mi dice che lo dà al centro di cultura islamica, ma siccome in Italia c'è una normativa ben precisa, il proprietario privato di una struttura privata, al di là della destinazione d'uso, che è comunque la più vasta possibile, alla fine lo dà poi in gestione di pari.
Quindi noi facciamo un accordo, che secondo me non serve a niente, non col padrone della struttura, facciamo un accordo col gestore. I gestori passano, quindi non c'è nessun tipo di garanzia. E poi se fosse così tutto tranquillo, qualcuno mi spiega perché è stato voluto fare l'accordo, no? Se fosse così tranquilla la questione. Eh no, è perché se fosse tranquilla non c'è motivo. Dice anche noi cristiani, anche noi cattolici, quando nominiamo padre vescovo dobbiamo rapportarci con lo Stato. Bravo, anche. Il modello islamico no, perché non ha una struttura. Tanto è vero che il direttore del centro di cultura islamica, che è stato citato, Nabil Fayumi, era il direttore del centro di cultura islamica e tutti sappiamo che cosa ha detto in televisione. Quindi io non ho nessuna garanzia. Non ho nessuna garanzia. Non ho nessuna garanzia. Allora, la struttura avrà una dimensione e funzioni tali per cui a mio avviso sarà attrattivo per l'intero centro nord. Questo graverà una pressione sulla città, in particolar modo su questa zona che, se mi è permesso, ha già dato molto. Dicono, il progetto noi non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai visto il progetto. Dico solo che i famosi 10.000 metri quadri a parcheggio, stiamo parlando di niente, perché 10.000 metri quadri, qualcuno magari non lo so, sempre tanti, ci stanno per 130. Quindi ci stanno per 130 macchine, perché sono circa 30 metri quadri a macchina i parcheggi. Quindi fate un po' voi i conti. Di fatto, e qui entro in una cosa che non mi appassiona, anche se è giusta la battaglia di chi la sta portando avanti, non mi appassiona perché ritengo che l'ente per la gestione dei beni islamici in Italia, che ha come referente l'UCOI e quindi l'Arabia Saudita, ritengo che abbia tutti i soldi possibili e immaginabili e non abbia bisogno dei nostri, e quindi per me il tema è politico e non finanziario, ma è giusto anche quello. Di fatto, conti alla mano, noi diamo 52.000 metri quadri di nostro terreno in cambio di 6.000, questo è il dato di fatto. Ora, questo è il fatto. Allora, non è colpa nostra se per la sua stessa struttura, verso la quale non mi permetto commenti, ci mancherebbe altro, la religione musulmana non è accreditata e connotabile come referente con la Costituzione, è il motivo per cui non c'è l'otto per mille, tanto per chiarirlo. Cioè, tanto per chiarirlo. Io non vado sicuramente a insegnare niente, per carità, però, dire, non scherziamo. No, siccome lei ha fatto degli agganci con la religione cristiana, va bene, ok, vado alla fine dicendo una cosa, se mi è permesso, ho sentito dire, e io non faccio mai la gara a essere migliore di nessuno. Ah, ma nelle carceri italiane metà sono nostri, metà sono degli extracomunitari. A parte che siccome loro sono molto meno di noi, già questo farebbe riflettere. I miei me li devo tenere, gli altri non mi obbliga nessuno. Allora, due interventi, poi visto che vengo. Altri due interventi e poi facciamo un giro di risposte, perché sono state fatte delle affermazioni importanti che penso interessino anche le risposte. Quindi, Sergio Ferrari, presenti. Allora, sì, io sono presidente della Conferenza Centri, quindi è un'associazione che rappresenta i commercianti e gli operatori del turismo, ma non è di questo che questa sera voglio parlare, nel senso che i commercianti, gli operatori turistici, dei servizi e quant'altro sono cittadini come tutti voi e quindi su questa partita possono esprimere la loro opinione liberamente e non hanno bisogno di un canale preferenziale. Il problema è che noi abbiamo la nostra sede centrale in via del commercio associato numero 30, che è esattamente il confinante più vicino che si troverebbe ad avere questa nuova struttura che si viene a creare. Allora abbiamo ritenuto che fosse giusto, in vista della riunione di questa sera, di dialogare con tutte le imprese, che ci sono nella zona, e abbiamo oggi pomeriggio avuto un contatto importante con decine di aziende per sentire anche il loro parere, per poterlo stasera portare qui per esprimere, ovviamente partendo dal superamento di una valutazione unicamente nostra, che essendo in primo luogo coinvolti potevamo avere qualche dubbio, come ovviamente qualche dubbio ci teniamo ad esprimere.
E direi che il pensiero comune che c'è è ovviamente articolato in questo modo. Intanto una sorpresa rispetto a una comunicazione su un tema così importante e delicato che non c'è stata prioritariamente. Quindi voglio dire, ci troviamo a discutere di un problema che in qualche modo è già in uno stadio avanzato, è stato per parlare in consiglio comunale senza che la popolazione che aveva imprese, quindi aveva interessi in questo blocco, fosse in qualche modo coinvolta. La seconda questione riguarda, e su questo non credo di dire un'eresia, il timore che una struttura così rilevante in questo territorio possa anche modificare i valori delle strutture immobiliari che in questo territorio sono. È un timore legittimo, legittimo nel senso che, parliamoci chiaro, noi che discutiamo del pilastro, il pilastro era accompagnato molto spesso con la barca, voi lo sapete, e venivano ritenute delle zone in qualche modo con difficoltà maggiori del resto della città. Abbiamo finalmente da un po' di tempo superato questo tipo di situazione e questo territorio era ricompreso nel PSC, quel piano strutturale di sviluppo urbanistico che doveva portare a una definitiva qualificazione di questo territorio. Quindi tutti ci aspettavamo che le nuove costruzioni fossero fatte di residenza, di direzionale, di cose di questo tipo, quindi una congiunzione naturale tra noi, diciamo, e quarto inferiore che tutto sommato si delinea. Tenete conto che nel dialogo che io vi sto dicendo ci sono dentro alberghi, ci sono dentro ristoranti, ci sono dentro attività di tipo turistiche, le quali ovviamente hanno una grande sensibilità rispetto a questi problemi perché devono fare ovviamente rapporti con le persone e sappiamo che le persone giustamente possono avere i loro dubbi sulle frequentazioni, quindi è chiaro che esiste un problema di questo tipo. Ma perché esiste? Esiste soprattutto per la dimensione del progetto. Un minuto. Per la dimensione del progetto. Perché io non voglio ripetere quello che qua è stato detto, ma è chiaro, quando si parla di isola islamica, cosa si intende dire? Un'isola in qualche modo è un corpo molto grande che sta in mezzo al mare. E quindi ha una situazione di privilegio, diciamo, diventa il soggetto. Ecco, i cittadini, le imprese, coloro che vi abitano, non vogliono diventare il contorno di qualcosa di troppo grande che in qualche modo rinvigorisce la cultura, il modo di vivere e quant'altro. Non possono essere minoritari. L'integrazione, a parere di queste persone, dirigenti dell'azienda, è quello che l'integrazione si fa quando c'è un rapporto chiaro tra il numero degli abitanti e coloro che andranno a frequentare un'attività di tipo religioso, ma ci vuole proporzione. Ma se questa proporzione non c'è, perché questa struttura è destinata a servire ovviamente non solo Bologna, non è dedicata a Bologna, ma semmai dal nord Italia al centro Italia, e c'è tanta cura sullo svincolo dell'autostrada, sul percorso delle strade, così è evidente che ci troviamo di fronte a un fenomeno che non è soltanto bolognese ma si pone un obiettivo più grande ed è chiaro che rispetto a questo ci siano molti problemi. Finisco, perché poi le persone che hanno aziende fanno anche delle proposte e dicono: allora il comune secondo noi dovrebbe ripartire da zero su questa questione, mettere in campo tutte le risorse di terreno che ha all'interno della città di Bologna e discutere con i cittadini quale può essere la proposta più pensata rispetto alla collocazione di una struttura organica. È chiaro? È chiaro? È chiaro una cosa? Che se per caso in questa valutazione dovesse subentrare il fatto che questa è la zona più idonea, si fa una struttura come si è data ai testimoni di Geova, agli ortodossi, agli evangelici, strutture che abbiano le dimensioni di quelle che noi normalmente vediamo nelle chiese di diverse confessioni che ci sono a Bologna, perché non ci può essere un impatto né urbanistico né culturale molto differente. Punto. Guarda, è difficile questo luogo, devo togliere la parola, ma ho ancora almeno una ventina di interventi, scusate. Ognaccio.
Scusate, io cercherò di mantenere i 5 minuti, quindi se vado oltre fermo mi fermo lì dove. Ti do un minuto come. Mi fermo lì dove. Io volevo dare solo tre episodi concreti per forse approfondire un discorso che lasciamo sempre a margine, perché mi pare che in tutti gli interventi i discorsi poi cadono sull'aspetto politico, mentre noi cittadini abbiamo più bisogno di discutere di quello che è la nostra quotidianità. I tre episodi li elenco. Il primo è, io sono arrivato a Bologna 21 anni fa, oggi ne ho 41, ne avevo 20 in quel periodo, e mi sono collocato in quel periodo proprio qui in via Rimese, quindi in questo quartiere. Sinceramente ero ben voluto da tutta la popolazione, motivo per cui sono rimasto collegato a questo quartiere. Non appartenevo a nessuna religione, come devo dire, ero ateo, provenivo da un paese cosiddetto ateo. Ho conosciuto Padre Toschi e ho scelto, oltre ad assimilare i valori della società bolognese, che appartengono a quelli della società italiana, anche i valori della società cristiana. È una scelta che ho fatto in piena democrazia. Ho visto, stasera hanno parlato due rappresentanti della cultura islamica. Sono tutti e due bolognesi, figli di italiani, nipoti di italiani, che democraticamente... Lui è pugliese, ma figli di italiani, nipoti di italiani, bisnipoti di italiani, che democraticamente hanno scelto un'altra cultura religiosa, senza impedimento. Guardi signore, lei mi può dire tutto, può intervenire perché ha un'età più grande della mia e io rispetto l'età. Il terzo episodio che volevo riportare all'attenzione del cittadino senza entrare nella politica è la scorsa legislatura comunale, quindi la giunta precedente, di cui Carella era uno degli esponenti di spicco, ha fatto un'iniziativa che io ritengo importantissima, era quella degli assistenti civici. Ha impegnato molte associazioni a salvaguardare i nostri giardini e le nostre scuole, quindi la vita dei nostri bambini dentro la scuola e fuori dalla scuola. Le due associazioni più grandi per numero e per scuole sono associazioni di stranieri. Ha vinto anche un premio europeo il comune di Bologna su questo progetto, con l'esempio riportato dai cittadini stranieri. Sono persone musulmane dalla maggioranza che tutti i giorni vigilano sui nostri figli nell'ingresso e nell'uscita della scuola, e non solo, anche negli orari di libera uscita dai giardini. Perché su questo noi ci avvaliamo e ci piace tanto e non mettiamo in evidenza il fatto che sono musulmani, mentre su quell'altro elemento io non entro né nei metri quadri né nel valore politico, ne parlerà un assessore, per cui lascio la parola a chi si intende di politica. Me ne intendo molto meno, quindi non posso fare il mestiere altrui. Lo dico perché in quelle occasioni li valorizziamo molti quei ragazzi. Ah, quanti sono bravi! Sono bravi lì perché assistono i nostri figli? Secondo me abbiamo un problema di fondo. Il problema di fondo è molto semplice. Non è che non vogliamo, non è che abbiamo paura, forse siamo più lenti nel conoscere gli altri. Forse questo centro che va a crearsi, non so i tempi, in un accordo con il comune, quindi in un accordo in cui ci permetterà di vigilare, al contrario del fatto come se loro lo facessero per conto loro, quindi separati, senza nessuna possibilità di intesa, di vedere, di criticare, di proporre cose migliori. Credo che sia una delle soluzioni migliori, perché le popolazioni che vivono qui, fatte non solo di bolognesi, ma di persone che in questo quartiere sono arrivati 30 anni fa, 40 anni fa, e hanno sentito sulle loro spalle la discriminazione. Non posso accettare da queste persone diventare oggi paladini. Quindi credo che la soluzione migliore trovata è quella di creare qualcosa in un accordo che ci permette sempre di vigilare nel rispetto reciproco, però stando alle leggi dello Stato italiano. Abbiamo un po' di risposte e un po' di chiarimenti rispetto alle cose che sono state affermate. Prima padre Paolo Garuti. No, io non ho chiesto la parola specificamente,
sinceramente mi sento un po' in imbarazzo perché io non c'entro con la decisione politica o con la decisione economica per mettere il quadro. Sono stato invitato qui come testimone di una forma di pensiero religioso e di dialogo. E quindi parlo a questo livello. Qualcuno ha giustamente detto che tendo a fare la lezioncina, purtroppo sono professore, figlio di professore. Succede, sono qui, quelle cose che uno si porta dietro. La faccio su tre punti, se permettete. Il primo è una cosa che noi cristiani abbiamo vissuto nei primi secoli della nostra storia, ed è una cosa di cui persone intelligenti dell'epoca, vale a dire l'imperatore Traiano e Plinio, discussero. E cioè, se si deve, se, sapete, c'è una legge che diceva che dei cristiani. C'era una legge che diceva che i cristiani dovevano essere processati se denunciati, ma non c'è. Un attimo, per piacere. No, dico subito una cosa. La cosa pose interessantemente un problema che l'antichità non conosceva, siamo già detto. Se cioè si può connettere al nome di un'appartenenza, nella fattispecie ad essere cristiani, una serie di delitti. Se volete la frase in latino era flagitie inerentiae nomini, cioè in quanto cristiano uno deve essere condannato, chiedeva Plinio, e Traiano gli ha detto una risposta. Perché dico questo? Perché uno degli elementi fondamentali di ogni forma di razzismo, uso la parola razzismo, è la generalizzazione in base alla quale, partendo dall'affermazione di uno o dell'altro, si attribuisce a migliaia, centinaia di migliaia, milioni, nella fattispecie miliardi di individui, una mentalità partendo dalla propria percezione, talvolta appoggiata a qualche sbavatura o a qualche presa di posizione di questi o degli altri. Perdoni, vi faccio un esempio. La frase "a loro è permesso mentire", voi la troverete in tutti i testi di antisemitismo antiebraico fino agli anni 50 e tuttora, che cioè, ed è vero, perché c'è un trattatino da una qualche parte di uno che ha detto che i cristiani si può mentire, ma era un cretino come ce ne sono dappertutto, voglio dire. A quel punto si può trovare nella religione cristiana degli elementi di, o dei periodi evidentemente che noi consideriamo, però non è per questo, il Ku Klux Klan si dichiara cristiano, non è che tutti i cristiani si riconoscono nel Ku Klux Klan. Allora, per piacere, evitiamo questo tipo di generalizzazioni, perché sono offensive della nostra cultura. Sono forme di generalizzazione razziste. Chiaro che. Allora, vi dico come, a seconda lezioncina, vi dico come riconoscere quando si è in queste generalizzazioni. E uso un esempio che per molti di voi brucerà sulla pelle, ma mi dispiace, io sono modenese, quindi sono andato a sud del Po, tutto quello che posso dire. Quando si usa la parolina "nonostante", io sono vissuto da bambino in frasi del tipo "oh, è napoletano, nonostante questo è una buona persona", cioè "oh, è siciliano, malgrado ciò". Quando si comincia col malgrado, si entra in quelle frasi cosiddette concessive, in cui nella frase principale c'è l'ideologia, cioè "è grasso e non deve piacere alle donne", e nella frase reale, quella che descrive la realtà, "è grasso ed è pieno di donne". Allora, cosa succede? Succede che noi, facendo questi discorsi, confermiamo la nostra ideologia, cioè ci riconvinciamo che è vero che il napoletano è un ladro, che il siciliano è uno sparatore, che usa la 740 per i siciliani è un carico non ancora omologato. Facendo così, confermiamo la nostra ideologia e facciamo del male a noi stessi, perché prima o poi quell'ideologia si ribalta contro di noi. E voi sapete, se lo sapete ve lo dico io, che ci giro spesso nel mondo orientale, non solo islamico, anche cristiano orientale, che anche loro hanno la tendenza a fare a noi lo stesso. E sapete chi sono i cristiani per loro? Sono quelli che vivono come vivono i cristiani. Volete un esempio? Anni fa studiavo all'Università di Gerusalemme e avevo conosciuto, tramite una ragazza ebrea italiana che viveva lì al campus, io vivevo al convento, avevo conosciuto una ragazza americana d'origine libanese. Dopo un po' questa ragazza sparisce dal campus, sparisce dal corso, perché si era messa insieme a un ragazzo locale.
andiamo a mangiare una pizza con altri, riappaiono questi due. E al ragazzo, che sarà arabo, dico: ma la tua religione non ha niente da ridire se tu ti sei portato questa ragazza così a casa, appena conosciuti? Lui mi ha detto: no, cosa me ne frega, sono cattolico. Voglio dire, in Oriente la percezione dell'occidentale e dei cristiani è quella che noi diamo con le cassette pornografiche e con il nostro modo di comportarsi dei nostri turisti. E molte delle reazioni, anche integraliste, nascono da questo. Te lo spiego perché con la gente. Senza perché, se voi dite che tutti gli islamici sono così a cosa attaccato un francobollo su. Si è seduto. Io sto solo parlando per cercare di. Silenzio! C'è soprattutto il diritto di replica. È il mio diritto di replica. Buoni! Buoni! Fontana! Fate parlare di Evola. Forza delle affermazioni simili. Di fronte alle affermazioni simili, sinceramente, io sono molto preoccupato per il futuro della nostra democrazia. Sono ancora più preoccupato come sacerdote per il futuro della mia religione. Perché io pretendo, perché nessuno può impormi di essere cristiano fino in fondo, se sono cristiano fino in fondo porto l'altra guancia, ma nessuno può impormelo. Io pretendo per me stesso questa stessa libertà che devo pretendere per gli altri. Ci debba essere tra chiese e moschee. Perché i nostri stati, gli stati di tradizione cristiana, cattolica, protestante, ortodossa, salvo la Grecia, non sono stati confessionali. Di conseguenza, noi possiamo portare tutti gli elementi che vogliamo della nostra cultura, con certi accordi, anche le chiese, guardate, l'Oriente è pieno di chiese, sono state fatte tutte nel periodo tra la fine dell'impero ottomano e il periodo dei mandati, ci sono le chiese, dobbiamo chiedere. Allora, la battuta finale, poi mi taccio perché sono umiliato da questa serata, la battuta finale è questa. C'è perfetta reciprocità tra la cultura occidentale e la cultura musulmana
perché nei paesi musulmani io non ho mai avuto difficoltà a trovare un luogo di culto occidentale. Le banche sono dappertutto. Innanzitutto ripeto, noi stiamo facendo una permuta con il centro culturale islamico, stiamo cioè acquisendo dei terreni dandone un altro. Questo non c'entra nulla con il finanziamento a un ente religioso. Stiamo cambiando un terreno con un altro in base a stime economiche. Questo perché? Mi dispiace. Questo perché noi siamo interessati come comune a acquisire quell'area che è di fianco a un istituto medio superiore che dobbiamo ampliare. Questo è l'interesse stretto. Dal punto di vista generale, noi non vogliamo né possiamo a questo stato dell'arte, nei rapporti con la comunità islamica a livello nazionale, fare delle donazioni o delle cose di favore, li chiamo così per farmi comprendere, come si fa con tutte le altre confessioni religiose di questo paese, perché tutte le altre confessioni religiose di questo paese hanno il diritto di superficie gratuito per costruire il proprio luogo di culto. Noi questo come giunta bolognese non lo proponiamo perché la comunità islamica non ha un'intesa con lo Stato italiano. E quindi, a differenza della precedente amministrazione che ha dato in affitto gratuito l'attuale moschea a Villa Palavicini, non lo riteniamo un errore perché non c'è un'intesa tra la comunità islamica e lo Stato italiano. E quindi per questo c'è una permuta, non c'è nessun contributo del comune di Bologna alla costruzione di una nuova moschea. E chi afferma questo, mi dispiace, afferma il falso. Chi afferma che stiamo dando un contributo economico alla Chiesa musulmana afferma il falso. Non è documentato dagli atti che ci sono in discussione. Ho anche spiegato perché noi non riteniamo, a differenza del centrodestra, che evidentemente se l'è dimenticato, l'ha fatto nel precedente mandato, non riteniamo giusto dare in affitto gratuito questa sede, perché noi speriamo e lavoriamo per un'intesa con lo Stato italiano, ma se non c'è questa intesa applichiamo le leggi dello Stato italiano. La permuta è stata stimata dagli uffici comunali, come è stato fatto nel precedente mandato con l'amministrazione di centrodestra, come viene fatto attualmente dagli stessi tecnici. Quando si fanno delle permute con destinazione attrezzature religiose, chi è addetto alle stime applica il valore di esproprio e lo valuta al 50% di riduzione. Si è fatto questo per tutte le confessioni religiose che hanno chiesto in questa città, tutte, di costruire il loro luogo di culto. Questo per quanto riguarda la permuta. Poi siamo di fronte alla richiesta di fare un referendum. La richiesta di referendum che è depositata agli atti, evidentemente qualcuno non può sentire la mia voce che è passato ad ascoltare. Questa è vecchia propaganda politica, se mi si lascia parlare forse qualcuno è interessato ad ascoltare.
almeno rispettiamo gli altri. Il referendum che viene proposto è un quesito un po' bizzarro, perché dovete sapere che nelle altre città, non siamo solo in Italia, alcuni signori di forze politiche presenti anche qui dentro hanno promosso un referendum con il quesito vero, coraggioso, che questi signori vogliono, cioè hanno detto come quesito referendario: volete che si faccia una moschea o no? Sapete com'è finita? Che questi referendum non sono ammissibili perché contrastano con la Costituzione italiana. Allora, cosa succede qua a Bologna? Che siccome non si riesce a parlare con il quesito vero, che è volete che i musulmani abbiano un luogo di culto o no, perché purtroppo esiste ancora la Costituzione, il quesito che viene proposto e che è in valutazione dice: siete d'accordo a dare questo terreno a un prezzo notevolmente più basso? Questo sta valutando la commissione dei garanti, che dovrà dire se questo referendum è ammissibile o meno. Lo stato dell'arte a me risulta questo, questa è la verità. Io penso che bisognerebbe avere il coraggio di dire, lo ripeto, che se non si vogliono i culti musulmani bisogna fare raccolta di firme per chiudere quelli esistenti, e invito le persone ragionevoli qui dentro, che ne vedo tante, a pensare che scenario si crea nella convivenza di questa città rispetto al fatto di creare un clima per portare alla chiusura di 9 moschee esistenti e di una esistente a Villa Palla Vicini. Perché non stiamo parlando di un nuovo nel senso che prima non c'era, stiamo parlando di una chiusura di un vecchio per farne una nuova e farla più grande. Dal punto di vista, quindi ripeto, stiamo discutendo, per chi vuole ascoltare, di un centro culturale islamico che esiste da più di 10 anni in questa città, che ha già un luogo di culto, chiede a proprie spese, su un terreno che è perduto con il comune di Bologna, di farlo. Questo stiamo discutendo. Detto questo, il protocollo. Io ho sentito un'affermazione molto importante a mio punto di vista, perché se ascoltassimo quello che diciamo e ci riflettessimo un attimo sopra, ci andremo a vicenda a trovare soluzioni. Un signore ha avuto il coraggio, per me ci vuole un grande coraggio intellettuale, di dire che siccome la comunità musulmana sottoscrive degli impegni pubblici con il comune di Bologna, che dicono: vogliamo che ci controllate da dove vengono i fondi, vogliamo che ci controllate come facciamo scuola e se facciamo discriminazione o meno verso le donne e i bambini, ha avuto il coraggio intellettuale di dire che hanno firmato il falso, e hanno firmato il falso perché in quanto musulmani, in quanto credenti della religione musulmana, sono delle persone in malafede, perché l'Islam in quanto tale non ammette queste cose. Allora, io vi prego su questo passaggio di ascoltarci, perché se noi accediamo a questa idea è la rovina di questo paese, perché i musulmani esistono in ogni paese occidentale, a cominciare dagli Stati Uniti, con luoghi di culto, e la stragrande maggioranza dei musulmani rispetta le regole della democrazia e nei paesi in cui vive non ha il problema solo della religione musulmana, ha il problema di dittature nelle quali non possono esprimersi. È un concetto profondamente diverso. Io vi chiedo, per affrontare questo tema, non ho ancora avuto una risposta, conviene scegliere la strada di governarlo, di guidarlo, di controllarlo, di governarlo insieme come comunità e di conoscersi, di porre delle regole, o conviene seguire la strada lupo a lupo? Impediamo la costruzione delle moschee. Non è mai avuto successo questa strada in nessun paese del mondo, ha solo creato conflitti e tensioni. Appunto, perché c'è stato il 12 settembre, noi diciamo apertamente quello che è, e l'abbiamo detto ai rappresentanti della comunità musulmana: guardate, c'è un problema aperto. Quindi noi non lo stiamo negando il problema, siete voi che secondo me proponete di affrontarlo in modo sbagliato. Noi diciamo che bisogna dimostrare, ed è possibile dimostrarlo, bisogna dimostrare.
sta impedendo di parlare e poi ha anche il coraggio di prendere striscioni con i colori. Lei si vede vergognare. Se il protocollo, se ho capito che non avete interesse a far sentire le mie parole, ma non ce la farete a farmi stare zitto, io continuerò a parlare. Bene, tu sei peggio che il condimento, sei peggio che se noi facciamo un protocollo d'intesa. Se noi facciamo un senti amico, tu dovresti solo uscire e vergognarti. Comunque continua, io vado avanti. Il protocollo serve per avere le garanzie che quello che i signori della comunità musulmana sottoscritto lo attuino, lo mettano in pratica. E quindi ci sia un effettivo controllo. Alleanza Nazionale ha proposto, invece del comitato di garanzia, l'idea di fare una fondazione per controllare i fondi. Io ho detto che sono disponibile e anche la comunità musulmana ha detto che è disponibile. Voi non dovete pensare che questa cosa si risolve in un mese. Il protocollo ci servirà a capire se appunto le cose che sono state firmate vengono rispettate molto prima della costruzione della moschea. Ma com'è che non mi viene chiesto di vedere le carte e mi si dice a priori di fermare tutto? Perché c'è un'ideologia che io non posso accettare e che contrasta con la nostra Costituzione e con il bene del nostro paese. Io credo guardando i rappresentanti della Confesercenti. Per quanto riguarda le destinazioni urbanistiche, guardando le destinazioni urbanistiche, noi abbiamo indicato quell'area perché credo sia noto che dove è stata messa nel mandato precedente, in una situazione di emergenza, quindi andava bene, sono d'accordo che l'abbia fatto Guazzalocca, cosa succede? Che facendo i musulmani il culto il venerdì, essendo noi il venerdì giorno lavorativo, succede che per andare al culto si prendono i permessi dal lavoro e si intasa di auto Villa Pallavicini, che non ha la struttura urbanistica di parcheggi e di strade per reggere 500 auto. Detto questo, abbiamo pensato un'altra destinazione urbanistica più adatta, perché lì c'è il potenziale di parcheggi per farlo. Sulle dimensioni, anche qui, sulle dimensioni, poi capisco che quando non si vuole ascoltare, quindi si può lasciare. Le persone che le gestiscono saranno controllate dal Comune di Bologna e dalla prefettura. La definizione urbanistica è nel CAP, perché dal punto di vista urbanistico questa sarà una zona di espansione del nuovo piano urbanistico. Come tale l'area ha il potenziale di accogliere tutti i parcheggi che servono. Cittadella dell'Islam è inappropriato e appunto serve unicamente a creare quel clima di paura che non capisco cosa ci serva. Allora, a me dispiace, ma i casi che ho in mente sono solo di Chiesa Cattolica, quindi li tiro fuori non, con nessun intento polemico, ma 6.000 metri quadri corrispondono alla parrocchia Don Giovanni in Bosco nel quartiere Sara, che a me conosco bene, avendo fatto il presidente lì, così cominciamo a figurarci fisicamente. Quando si dice che un luogo di culto non c'è solo la moschea, si dice quello che normalmente fanno tutte le confessioni religiose. Ora, io non ho mai visto là dove è possibile unicamente la chiesa, ho visto anche attività collegate al luogo di culto, quindi ci sarà una scuola, quindi ci sarà un oratorio, quindi ci sarà, non so se il termine oratorio, ci saranno dei campi sportivi, ci saranno delle attività che si fanno in tutti i luoghi di culto a destinazione attrezzature religiose. Le attrezzature religiose impediscono di fare
i supermercati, le destinazioni e attrezzature di giorno. E lì, dove vorranno loro, non vorranno. Quindi, per quelli che vogliono ascoltare, stiamo né più né meno che costruendo una nuova chiesa. Detto... Se posso dire una cosa, per quale motivo il quartiere San Donato deve ascoltarsi un problema ulteriore, che ne ha già avuti tanti. Ma perché non è un problema? Il terreno che in quel campo è arrivato al comune di Bologna con la pubblica utilità che doveva essere il mercato costruttivo. Ho altri 15 interventi. No, io ne ho altri 15. Dov'è? Dal punto di vista urbanistico noi riteniamo che sia un luogo adatto per la viabilità e per le dimensioni. Si parla di 52.000 metri quadri, non saranno costruiti 3.000 e non in più. Dopo di che l'ultima cosa a cui voglio rispondere è che se si fa un'isola, si fa un'isola, se ci si scava da subito un mare intorno, se si dà per scontato fin dall'inizio, dopodiché ci sono le varianti urbanistiche, le osservazioni, tutti potranno farle prima della promozione e ogni, come sempre ogni cosa sarà ascoltata. Però voglio dire, si fa una proposta, si discute nei quartieri, in consiglio comunale, come è sempre stato. Non vedo altro modo di discutere l'argomento che fare una proposta e discutere. Non vedo la proposta. Quindi, ho finito, volevo solo puntualizzare quelle che sono le nostre proposte. Poi ho l'impressione che per la composizione dell'assemblea sia molto tempo perso, questo mi dispiace, però c'è anche molta gente che fosse interessata ad ascoltare, spero che ci sia riuscita ad ascoltarmi. Io torno a dire che si può trovare un punto d'incontro se si discute sul come e sui tempi. Su questo nessuno del centro-destra ha dato segnali di disponibilità. Questo lo trovo preoccupante per la nostra discussione, perché alla fine cavalcare questo, interesse mio per una campagna elettorale, è disastroso per tutti. Mi dispiace che non si abbia l'intelligenza politica di capire. Io sono preoccupato per la paura dei cittadini e penso che alla paura dei cittadini noi dobbiamo dare una risposta. Però nel tuo caso ho capito che cos'è. Nel tuo caso ho capito. Allora io ho altri 15 interventi. Io ho altri 15 interventi che si sono normalmente iscritti, non posso dire che gli viene in mente di alzarsi per parlare con parlare. Questa è un'assemblea e quindi chi si può iscrivere? Ci sono 15 interventi. Muratore Sergio non risponde. Gandolfi Claudio, prego. Oh, io voglio sapere se è stato che a 50 centimetri sotto il suolo passa un altro condotto che serve l'aeronautica e la nave. Sono 7 metri intanto per l'esattezza. Mi chiamo Gandolfi Claudio, abito a Sabina, esattamente di fronte al terreno oggetto della permuta.
ho sentito più volte ripetere, dopo che si parlava del come, il dove. Vi chiedo, se lo fanno da noi o se lo fanno sui Colli, siete più tranquilli? Risolvete il problema? Non lo volete da nessuna parte. Vi dimenticate forse da dove veniamo noi? No. Vorrei sapere, mi piacerebbe che questa sera in questa sala magari ci fosse un indios del Sud America o un filippino, visto che noi abbiamo colonizzato il mondo con il Vangelo in mano, ammazzando decine di migliaia di persone. È comodo dimenticarsi di questo, eh? Curioso che in una città come Bologna due bandi vadano vuoti, restino inevasi, perché le imprese non vogliono investire e poi ci sono altri imprenditori disposti a comprare il terreno purché non si costruisca. Primo punto. Secondo punto. Questa è una bugia detta dai giornali. Questa è una bugia. Allora qualcuno mi smentisca. Magari sbaglieranno i giornali. Trovo curioso un'altra cosa. La Lega La Lega a livello nazionale sta praticando lo sciopero fiscale e qua a Bologna dicono i giornali ci sono cittadini disposti ad autotassarsi, sempre con la Lega dietro, da quello che io leggo sui giornali. Ma dici tu con la Lega dietro? Io dico quello che leggo dai giornali. Vi dico francamente, 2 anni fa ho partecipato, perché altrettanto interessato, all'assemblea per Villa Salus. Stasera onestamente è molto peggio, meno male non direi, comunque. Un'ultima cosa, per dimostrarvi che con la volontà si può anche convivere. Io sono un edile, tutti i giorni vivo in una condizione in cui vivo con etnie, qualsiasi tipo di etnia e qualsiasi tipo di religione. Queste persone lavorano e faticano accanto a me, esattamente come me. Quando è il momento di fare i loro riti, li fanno. Vi faccio solo un esempio. Il nostro contratto nazionale degli edili prevede già delle condizioni per cui i lavoratori di una religione diversa dalla nostra, in particolare i musulmani, per il semplice fatto che sono la maggior parte della manodopera presente sul nostro territorio, quando è il momento del Ramadan possono accedere ad orari di lavoro diversi dai nostri, ed è sancito dal nostro contratto nazionale di lavoro, e possono gestire d'accordo con l'impresa le ferie in modo tale da tornare nel loro paese nel momento della loro festa religiosa più importante. Quindi questo francamente non mi sembra che abbia creato dei grossi problemi agli imprenditori edili, non solo bolognesi. Quindi con la volontà e con il buon senso si può fare tutto. È chiaro che se si parte dalle posizioni preconcette non andiamo da nessuna parte.